Amici, bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni autosportive. Oggi vi presentiamo l'ennesima, perché penso che andrò a contarli prima o poi i video che abbiamo fatto sulle Alfa, in particolare sulle Giulietta, ma se ce ne portano quasi una al giorno gioco forza, dobbiamo poi farle vedere. Allora, come tante altre, questa è una 1750 sulla quale siamo già intervenuti precedentemente, non avevamo fatto il video, e che adesso il cliente ci ha portato, è una macchina che diciamo è entrata oggi in officina e ce l'ha portata per fare la distribuzione. I chilometri sono arrivati al punto giusto per fare la distribuzione e un altro paio di interventi a livello di manutenzione ordinaria o straordinaria, diciamo così. Quindi su questi interventi, dovendoci ancora mettere le mani, non direi inutile approfondire. Quello che abbiamo fatto fino adesso è quello che avevamo fatto precedentemente: avevamo lucidato perfettamente tutta la parte di carrozzeria, eseguendo questo lavoro di protezione, si chiama nanotecnologico. Ecco, come potete vedere, mi sembra corretto farvi vedere questo genere di intervento, perché questo lavoro di lucidatura e protezione è stato fatto più di 2 anni fa, diciamo 2 anni fa, tanto a memoria vado più o meno a ricordarmi 2 anni fa. Come vedete, la macchina è ancora, nonostante siano passati 2 anni, adesso la macchina ci è arrivata così, magari un po' di polvere ce l'ha, potete ancora vedere la brillantezza della vernice a distanza di 2 anni, che è rimasta perfetta. Se non fosse stata fatta questa lucidatura particolare, la vernice sarebbe sicuramente molto più opaca, ma questo proprio per un discorso di uno la può tenere pulita quanto vuole, poi soprattutto il nero è una delle vernici più delicate che ci siano. Basta passare uno straccio su una parte con un pochino di polvere, se uno la guarda poi, se io faccio adesso, questo non lo posso fare, ma se io tirassi il dito qua sopra con queste pulviscole di polvere, rischierei di rigare la carrozzeria. Con questo trattamento non è eterno, non è che la macchina è intoccabile, esente da imperfezioni, però viene protetta molto di più. Cioè, la classica sassata che arriva in autostrada, quella purtroppo è inevitabile, ma questi micro rigature, micro segni, così la vernice viene molto molto più protetta e dura molto di più. Il consiglio è quello di ogni 2 o 3 anni di fare un refresh di questo, cioè un ulteriore lucidatore, senza ridare il protettivo, fare una lucidatura della parte di protettiva che è stata data precedentemente, in maniera tale da lasciare di avere sempre un risultato perfetto. Ok, questo per quanto riguarda il lavoro di carrozzeria. Poi, già che c'eravamo ai tempi, il cliente ci aveva chiesto di montare queste minigonne laterali e la parte posteriore con il DAM che è stato cambiato e lo scarico sportivo con le uscite da 112. Ecco, in questo caso devo dire che ogni tanto alcuni clienti seguono le nostre indicazioni, alcuni altri magari no. Io personalmente avrei fatto questo DAM, che è in materiale plastico grigio opaco, l'avrei fatto verniciato lucido come la carrozzeria, perché sicuramente sarebbe stato molto meglio. Chiaramente questo avrebbe avuto un costo maggiore. Io do delle indicazioni, poi tante volte i clienti, per questione di budget o anche per questione di gusti, magari al cliente piace di più una soluzione come questa. Io ripeto, personalmente l'avrei vista in maniera diversa, però l'importante è accontentare il cliente, fare un lavoro fatto in maniera corretta e in linea con quello che il cliente ci chiede. Poi diciamo, i gusti sono gusti, siamo tutti diversi gli uni dagli altri, per fortuna, se no saremmo dei robot. Ultima cosa che abbiamo fatto ai tempi, la parte di rimappatura centralina elettronica, perché sono macchine che si prestano bene a fare questo genere di lavoro, è stata fatta via seriale, quindi una mappatura, adesso i dati non ce li ho sotto mano, comunque una rimappatura seriale del 1750 garantisce tranquillamente 28-30 cavalli, ne potrebbe garantire di più, però noi proprio per questioni di prassi, di logica aziendale, non andiamo mai oltre un determinato limite per non compromettere l'affidabilità meccanica. Quindi in questo caso sicuramente, se vado a vedere la scheda che abbiamo fatto ai tempi, non abbiamo sorpassato i 30 cavalli e i 48-50 Nm di coppia. Quindi per il momento vi abbiamo elencato i lavori che abbiamo fatto precedentemente. Adesso, quando abbiamo finito i lavori che ci ha commissionato per questo nuovo blocco di lavori, eventualmente faremo un aggiornamento con un nuovo video. Anche per questa Giulietta per oggi è tutto. Vi invitiamo come al solito a cliccare sulla campanella e iscrivervi sotto al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!
We'll be right back.